Dopo una kill del genere, però. Aspetta, che ballo. Dopo aver smirato. Ah, ma Kiri, Kiri, Kiri. Cosa c'è? Ho fatto una kill assurda, fra. È meglio. Perché era una kill veramente assurda. Finalmente l'aggiornamento delle auto di gioco, raga, è da un bel po' che lo stiamo aspettando. È da inizio season che stiamo aspettando che Fortnite finalmente aggiunga le auto su Fortnite. E dopo tantissimo tempo di attesa, finalmente le macchine stanno per arrivare. Infatti entro settimana prossima avremo sicuramente tutte le macchine in gioco. In questo video parleremo appunto di tutti gli aggiornamenti riguardanti le macchine, perché abbiamo 4 tipi di veicoli e vedremo di parlarne. E faremo una challenge molto interessante su Fortnite. Difatti io potrò lootare e giocare solo con le armi che troverò nelle auto e nei nemici che uccido, chiaramente. E comunque, diciamo, usare solo i materiali che trovo dai nemici che uccido e dalle auto. Quindi io non posso lootare, esempio, gli alberi, però posso lootare, esempio, queste cose qua, che diciamo sono delle... Oh, guarda qua, già sto trovando delle armi parecchio buone. Però 158 di ping non è assolutamente una cosa buona. Io non posso lootare gli alberi, però posso lootare le macchine. Infatti adesso andrò qua e looterò questa macchina qua e farò materiali. Poi andrò a Gatto Grill a uccidere Kit, che di fatto Kit è una macchina, no? Perché di fatto, cioè, è un robotino che ha una macchinina. Quindi in realtà, sì, sì. Vabbè, lui è l'unico che vale, ok? Siamo d'accordo? Sono d'accordo, siamo d'accordo. Speriamo che il ping si stabilizzi. Comunque, raga, abbiamo sicuramente la certezza che entro settimana prossima avremo le macchine su Fortnite. Se non lo sapeste, ci sono 4 tipi di veicoli su Fortnite e ognuna avrà varie statistiche e varie, diciamo, caratteristiche. Alcune hanno più vita, alcune vanno più veloci, altre sono più maneggevoli e così via. Ma prima, mi raccomando, iscrivetevi al canale, che siamo quasi arrivati a 500.000 iscritti, al mezzo milione, raga, manca sempre di meno. Mi raccomando, iscrivetevi assolutamente. Supportatemi lo shop con Calcio Sport, un creatore OctiPFI. Dai, che dobbiamo arrivare ai 20.000 supportatori. E soprattutto seguitemi su Instagram OctiPFI, perché come sapete sono nella villa degli youtubers e vi faccio vedere tutto quello che succede in villa giorno dopo giorno. Quindi mi raccomando, molto importante. Ma detto ciò, io direi di pushare verso Gatto Grill. Ora, devi sapere, Erika, che devo stare molto attento. Però mi sembra che non ci siano nemici. Esatto, strano. Stranissimo, eh. Ok, atterrato uno. Vediamo l'altro. Vediamo l'altro. 116. Accidenti. Non posso lootare le altre casse, capisci? Non lo posso fare. Peccato. Vabbè. Lo sta andando a rianimare. Ok, atterra uno. Dai, continuiamo, continuiamo. Eccolo. No, no, come ho fatto a mancarlo? Come hai fatto? Atterra un altro. Quello è Kit? No, sì. No, sì. 116 a Kit. Attenzione, devo stare attento. Non posso. No, dai. Dai, no. Però, Ma che va a restare. Atterrato uno. Sì, sì. Oh, yes. Però sai qual è il problema? Kit è ancora in vita. 290. Se gli tiro un altro 290 e non muore, non so. È morto. Ultimo. Vabbè, Kit. Eccoti qua, molto bene. Io posso lootare solo praticamente Kit, perché Kit di fatto è un... Aspetta un attimo, vediamo di dare fuoco a tutta la base nemica. Tanto comunque io non la posso lootare, quindi se gli do fuoco, anche perché devo sprecare questa pistolina, è un problema non lootare le macchine. Allora, intanto sai cosa facciamo? Questa la looto. Allora, apro ma non looto nulla, apro solo per nascondere la schedina dai nemici. Molto bene, molto bene. Allora, riprendiamoci la pistolina e ora andiamo. Ora posso lootare io queste macchine, perché giustamente sono macchine, quindi le posso lootare. In pratica in questa partita avrò un sacco di metallo, però non avrò tutti gli altri. Questo è un problema. Tra l'altro siamo vicino alla safe, quindi in realtà non è neanche una bruttissima partita. Perché, raga, vi ripeto, l'unico motivo perché ho ucciso Kit e l'ho lootato è semplicemente perché di fatto è una macchina. Cioè è un robottino, il robot è una macchina di fatto. Aspetta un attimo che sta arrivando uno con la barca, stanno venendo a Gatto Grill. Io mi nascondo. Eh sì, devo nascondermi altrimenti mi uccidono. Ok, vediamo un po'. Qua non posso lootare nulla. Ok, non c'è nessuno. E io che pensavo che ci fosse qualche nemico qua. Allora sai cosa facciamo adesso? Questa viene considerata una macchina oppure no? Beh, è un camper, in realtà lo è. Va bene, dai, vabbè, è pur sempre un camper, raga. Questo lo posso lootare, facciamo così, dai. Sì, shield.
Vero, non che fortuna. Una fortuna assurda. Allora, vediamo un po'. Vediamo. No, vabbè, accidenti. Ma lascia quella pistolina, prendi la R. No, no! Ah, tra l'altro, una cosa che mi sono dimenticato, ragazzi, è che avete 5 secondi per lasciare like con l'obiettivo di arrivare ai 20.000 mi piace. Quindi, 5, 4, 3, 2, 1, iscrivetemi la vostra marca di macchina preferita. Allora, la mia... allora, è la Dodge, ma probabilmente non la conoscete, quindi vi dirò Lamborghini. Mi piace tanto la Lamborghini a me. A te, Erika? La Ferrari. Che schifo, meglio la Lamborghini. No. Sì, sì. Vabbè, raga, nella partita di prima sono morto, però... prendiamo questa occasione per parlare un attimo di quelle che sono le macchine di Fortnite. Allora, intanto ci sono 4 tipi di veicoli. Il primo di cui andremo a parlare è il Whiplash, che è la macchina più veloce. È la macchina da corsa, è la macchina più piccola ma più veloce. Questa qua consumerà un sacco di benzina, dicono i dati, sto leggendo, raga, qua i leaks. Consumerà un sacco di benzina proprio perché è più veloce, però avrà meno vita ma più velocità. Quindi una macchina piccola con più vita, con meno vita, ma con più velocità. Poi abbiamo la Prevalent, è il secondo tipo di macchina che avremo su Fortnite. Il Prevalent è una macchina normalissima, è tipo questa, Erika, questa qua che sto indicando, ok? Ecco, questo tipo di macchina sarà una macchina normalissima, una macchina normalissima, che avrà una vita discreta e un consumo di carburante discreto. Quindi non consumerà tanta benzina, sarà media, diciamo. Avrà una vita buona, avrà un consumo di carburante buono, eccetera. Dopodiché abbiamo il Mud Flap. Il Mud Flap è il camion. Noi potremo guidare i camion, no? Quelli che troviamo su Fortnite in giro, i vari camion, quelli là, li potremo guidare. Loro avranno un consumo di carburante più alto, ma al tempo stesso avranno anche una vita più alta, giustamente, sei d'accordo? Andranno lenti allora. Andranno più lenti, infatti, perché sono molto molto pesanti, quindi saranno la macchina che avranno la più vita in assoluto e il consumo più alto in assoluto. No, il consumo non è così alto, la macchina che va veloce è più alto, però al tempo stesso avranno più vita, quindi resisteranno di più. Poi l'ultima macchina che avremo si chiama Bear. E le macchine Bear... vabbè. L'ultima macchina che saremo in grado di guidare, oltre al Mud Flap, che sarà quello, sarà il Bear. Il Bear sarà quest'altra macchina qua, no? Il classico pick-upino di Fortnite. Allora, avrà la stessa identica vita della macchina media. Ok. Però la macchina... Allora, la Mud Flap sarà più veloce della Bear. Però, il consumo di carburante, mi sembra di una delle due, sarà inferiore. Ora, non so bene, quindi questa sarà più veloce, questa consumerà meno carburante. Probabilmente funzionerà così, perché di fatto le macchine avranno il carburante che dovremo andare a ricaricare nelle varie stazioni. Quindi noi guideremo queste macchine qua, queste qua e altri, il camion, che appena ne trovo uno ve lo faccio vedere, e poi l'altro. Quindi ricapitolando, insomma, le varie cose, le varie macchine. Allora, questa avrà la stessa identica vita, quindi mille di vita delle altre. Una andrà un po' più veloce, l'altra consumerà un po' meno carburante. Mentre poi c'è il camion sarà il più grosso di tutti, sarà il più lento di tutti, ma sarà quello che avrà 1200 di vita, quindi 200 di vita in meno. Poi raga, quando io vi dico il più lento, non significa che sarà una carovana lentissima che non si muove. Intendo che comunque, nel senso, andrà, ma non riuscirà ad arrivare alle velocità degli altri, che in una gara vincono gli altri veicoli. E per finire, il veicolo più veloce ma che consumerà anche di più è il veicolo piccolo, sia quello da corsa, la macchina da corsa. Sapete che le macchine da corsa sono più aerodinamiche per andare più veloci, appunto. Peccato che non hanno deciso di aggiungere i trattori, sarebbe stata una bella aggiunta aggiungere i trattori, secondo me. Guarda, ti guidavi il tuo bel trattorino e andavi in giro con un trattorino. Sarebbe stato... che brutto. Ma come che brutto? No, bellissimo, brutto. Ma non dire baggianate, sempre dire cavolate. Quindi, insomma, raga, sono anche curioso di sapere quali sono le macchine che voi pensate che siano le migliori. Tanti di voi immagino che, ecco, tipo questo sarà il carburante di cui avremo bisogno per poi da bere alle macchine. Voi mi direte sicuramente che la macchina veloce più piccola è la migliore, però quella, avendo solo 800 di vita, che non è tantissimo, fidatevi, che va giù in fretta 800 di vita, anche se è un attimo più veloce delle altre, comunque, e il fatto che consumi più carburante vi potrebbe lasciare a piedi da un momento all'altro, sapete com'è, non è una delle cose migliori.
Quindi io penso che la macchina migliore sia la Mudflap, quella normalissima di Fortnite, o quella o questa. Cioè alla fine cambia poco, ma una va un po' più veloce, una consuma un po' meno carburante. Il carburante, ripeto, saranno queste cose qua che troveremo in giro, okay, e potremo raccogliere apposta per metterlo dentro la macchina. E boh, io sono sicuro che le soluzioni intermedie secondo me sono le migliori. Il camion è vero che ha più vita, però non lo so, non mi ispira, nel senso... Non mi ispira più di... Ora raccolgo le lucciole. Le macchine dovrebbero uscire il 21, quindi esattamente tra 3 giorni dopo che vedete questo video, quando l'acqua dell'isola di Fortnite scenderà ancora un po', giusto da permettere, diciamo, alle macchine di andare un po' dappertutto. Tra l'altro qua si sta scoprendo pian piano una cosa sotterranea. Questi sono i camion, quelli che potremo guidare. Ovviamente i camion senza il rimorchio. Quindi adesso vi spacco il rimorchio in modo da farvi vedere cosa intendo. Allora aspettate che prendiamo questo intanto. No! Sì! Sì! Non ci credo! Non ci credo! Non ci credo! Allora, queste saranno le macchine, diciamo quelle più veloci. Cioè assomiglieranno molto a questo tipo di macchina qua. Ok, più piccoline, più aerodinamiche, ma più veloci. Vedremo, sono proprio curioso di sapere come saranno. Inutile come non so cosa. La tua mira? No, vabbè. Non è la mira, è il bloom. Sì. Fra, è il pompa. È il pompa! Questi paddini. Lanci le lucciole. Niente. Oh! Easy. Dopo una kill del genere, però. Aspetta che ballo. Dopo aver smirato. Ah, ma Kiri, Kiri, Kiri. Cosa c'è? Ho fatto una kill assurda, fra. È meglio. Perché era una kill veramente assurda. Le avete tirato squalo, li ha mangiati. No! Basta.